Oggi siamo qui alla sala stampa di Montecitorio per parlare di un tema che in questi anni ha percorso in lungo e in largo la Camera e il Senato di questo governo e di chi l'ha preceduto relativamente alla canapa. Il titolo di questo convegno è Canapa 3.0, proprio per far capire dove sta andando il mondo della canapa e che cosa le associazioni e i portatori di interesse che rappresentano questo mondo chiedono alla politica e all'attuale governo. Volevamo innanzitutto ringraziare a nome di tutte le associazioni che parteciperanno l'onorevole Trano, che si è fatto promotore insieme all'onorevole Sodano dell'organizzazione di questa conferenza stampa, permettendoci di entrare in quel palazzo in cui fino ad oggi purtroppo non si è riusciti ad avere un iter conclusivo sulla vicenda, anche se le rassicurazioni che ci sono pervenute ci fanno ben sperare. Quindi, per iniziare, vorrei passare la parola all'onorevole Trano per un saluto e poi successivamente all'onorevole Sodano. Grazie. Grazie William, semplicemente soltanto per dirvi benvenuti. Questa è la casa degli italiani e soprattutto la casa dei legislatori e il tema di oggi, Canapa 3.0, a mio avviso è un tema fondamentale perché bisogna parlarne, bisogna raccontare le cose come stanno, ovvero cercare di far uscire la canapa da quell'oscurantismo che da troppi anni investe questo argomento. Io credo che la canapa sia un'opportunità da un punto di vista della produzione e per l'utilizzo, sia per quanto riguarda l'uso farmaceutico, per quanto riguarda l'uso industriale, oggi ne parlerete approfonditamente, e anche infine per l'uso ludico che non è, insomma, secondario. Pertanto, sono molto curioso di ascoltare, i vostri interventi e gli interventi delle associazioni, delle categorie, della filiera, perché è importante fare il punto su un argomento, insomma, su un tema che è fondamentale anche per la ripresa e la ripartenza del nostro paese. Siamo in piena emergenza pandemica, si sta chiedendo in questo momento all'Europa di ottenere i fondi del Recovery Fund, pertanto saper utilizzare un qualcosa che è già presente, che oltretutto è green, che oggi c'è questa riconversione ecologica, questa transizione ecologica di cui si parla tanto. Parliamo di un settore che è già innestato all'interno della green economy, con grosse possibilità di avere anche una tassazione, quindi un prelievo su questa produzione, e quindi ottenere dei fondi per poter essere utilizzati all'interno del nostro paese. Quindi benvenga questo convegno e soprattutto dateci maggior dettaglio di informazioni perché siamo desiderosi, come penso anche gli amici che ci seguono a casa, di scoprire magari tanti lati che non sono ancora noti sul mondo della canapa. Grazie William. Ora, innanzitutto per noi è un onore aver organizzato questo evento perché prima di tutto oggi è importante fare informazione su una canapa, perché una pianta ha ancora percezione di tanini non è chiara. Non era chiaro soprattutto che noi oggi parleremo di un settore importante che affonda le sue radici nel passato, ma che già nel presente ha un ruolo economico importante e che ci proietta nel futuro. Io oggi ho fatto del tutto per essere qui. Pensate, come dicevo prima a Francesco, sono partito da casa mia, da Agrigento, alle 4 di mattina. Perché lo dico? In generale perché oggi è un momento in cui l'Italia deve cominciare ad investire nelle infrastrutture, ma anche nei suoi settori strategici, nell'agricoltura, e la canapa è uno di questi settori, per noi importantissimi. Allora, noi oggi ci concentriamo naturalmente sul settore della canapa industriale e da voi vogliamo sapere tutti i dati. Sapete molto bene che c'è il sostegno di questa classe politica per aiutare a normare un settore che deve prendere un proprio sviluppo. Parliamo di canapa industriale, non parliamo di cannabis con contenuto THC, perché quello è un altro argomento, sebbene un argomento anche molto importante che questa maggioranza in futuro deve sicuramente affrontare, ma deve fare per seguire il modello degli Stati Uniti, che ci ha insegnato una grande lezione, cioè che abolire il proibizionismo ci dà molta forza, riesce a far entrare un gettito fiscale pazzesco, soldi che possono essere reinvestiti nell'istruzione,
Questo in Italia ci aiuterebbe ad uccidere le mafie che ancora oggi fanno tantissimi soldi, ma oggi non parliamo di questo. Oggi parliamo di canapa industriale, che è un materiale che ancora ad oggi purtroppo alcune delle forze dell'opposizione strumentalizzano. Se vi ricordate bene, era per il decreto rilancio che noi abbiamo già provato a normare il settore e c'era chi, come Salvini, come la Meloni, parlavano di stato spacciatore, non conoscendo neanche le premesse di questo settore. Ma noi facciamo questo convegno non per scagliarci contro di loro, ma per informarli. Per questa deve essere una battaglia trasversale. Oggi non ci sono motivi per essere contrari a questo settore. Noi questo lo dobbiamo spiegare con la massima serenità. Una cosa voglio dire prima di lasciarvi la parola: naturalmente, noi con tutte le nostre riforme, con i nostri emendamenti che porteremo avanti anche in legge di bilancio, una cosa dobbiamo fare: cercare di proteggere questo settore e farlo diventare un settore nazionale, cioè proteggerci dai grandi player internazionali, perché i protagonisti della rivoluzione della canapa devono essere le piccole e medie imprese italiane. E questo deve essere il nostro impegno come istituzione. Detto ciò, vi ringraziamo per essere qui, fate informazione, divulgate e noi saremo sempre al vostro fianco perché questa è una grande battaglia e per noi è un onore combattere in prima linea, ma vi assicuriamo che ci sono tantissimi altri parlamentari che sentono questa causa come propria e per noi, per voi, per l'Italia combatteranno in questo senso. Grazie. Grazie agli onorevoli che hanno portato il loro saluto. E io, visto questo onere e onore di portare avanti questa conferenza, vorrei intanto presentare tutti gli amici che saranno con noi. Allora, oggi sono presenti ben cinque associazioni elette al tavolo di filiera di cui stiamo aspettando l'insediamento, ma che le pratiche di elezione sono state completate. E c'è alla mia destra Francesco Vitabile, presidente di Resilienza Onlus, e poi abbiamo in collegamento da casa Sardinia Cannabis, che è una delle più grandi associazioni che raccoglie tutti i coltivatori e tutto il settore della canapa della Sardegna. Abbiamo Rosario Scotto con Sativa Molise, poi abbiamo anche un rappresentante, il dottor Matteo Cacciaglia della FIPPO, che è la Federazione Italiana Piante Officinali, che da anni si sta occupando del tema della canapa. E quindi di conseguenza abbiamo il CEO di una delle più grandi aziende che in Europa ha affrontato il tema della canapa con importanti risultati e che in Italia ha realizzato il primo centro per la lavorazione del canapolo, delle fibre e quindi il primo centro di trasformazione a Bisceglie, a Cerignola, chiedo scusa, che è il dottor Pietro Paolo Crocetta. Oggi, perché questa conferenza deve essere diversa da tutte le altre e deve chiudere un cerchio aperto da tutte le altre conferenze stampa e convegni che ci sono stati sul tema? Perché oggi noi siamo in grado, con appunto la forza sprigionata dalla collaborazione delle nostre associazioni, di parlare finalmente di numeri. Abbiamo sentito in tutti questi anni, in questi mesi, parlare della canapa, della cannabis, anche in maniera un po' confusa. Noi oggi abbiamo chiesto l'organizzazione di questo convegno e abbiamo voluto parteciparvi perché vogliamo un attimo ragionare sui numeri della canapa industriale. Quando parliamo di canapa industriale, deve essere chiaro anche agli interlocutori contrari a questo governo, all'attuale governo, che noi non stiamo chiedendo che lo Stato diventi spacciatore, e poi bisognerebbe capire la parola e il termine calato in questo contesto, perché mi sembra che anche alla luce delle ultime determinazioni dell'ONU, al massimo si potrebbe parlare di stato farmacista e non di stato spacciatore, perché la settimana scorsa l'ONU, raccogliendo un'indicazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha detto dopo 59 anni ci sono voluti che la cannabis, anche quella con alto THC, non è da considerare fra le droghe pesanti, quindi non sta più in cattiva compagnia, bensì nella tabella 1 dei medicinali, quindi di ciò che fa bene all'uomo. Oggi noi però vogliamo parlare di canapa industriale e così come è stata definita ormai ovunque con riscontri scientifici è la canapa che è priva di efficacia drogante. È quello che la Cassazione ha detto
che può essere commercializzata in quanto priva di efficacia drogante. E tant'è vero, oggi vedrete appunto progetti realizzati, sentirete parlare di progetti che si vogliono realizzare e soprattutto di numeri. Dico questo perché? Perché negli anni la politica si è sempre preoccupata di manifestare per i settori che voleva legittimare e regolamentare, di manifestare i numeri della cosiddetta filiera. E quindi noi oggi abbiamo la necessità di comunicare questi numeri, ma di comunicarli con dei dati oggettivi. Partendo dall'assunto che l'Italia fino agli anni 40, e questo oramai è notizia di dominio pubblico, occupava la bellezza di 120.000 ettari coltivati in Italia a canapa, che servivano in tutte le regioni d'Italia per la costruzione, diciamo, di cordami, di tessuti e tutto ciò che poteva essere realizzato, oggi otterremmo un dato molto semplice e di facile ricostruzione. Visto che nella stagione estiva e nella stagione agricola, che dura circa 9 mesi, da febbraio fino a novembre, un ettaro di canapa coltivato a canapa impiega la bellezza di 3-4 unità lavorative, vuol dire che se noi ripristinassimo la coltura della canapa sui 120.000 ettari, di cui c'è stato un esempio già in passato, avremmo circa 600.000 nuovi occupati in un settore completamente nuovo. A questo chiaramente andrebbe aggiunto tutto l'indotto, perché sappiamo tutte le peculiarità e le proprietà di questa pianta e quindi tutto quello che potrebbe derivare nell'indotto della cosmetica, nell'indotto delle bioplastiche, e quindi ci permetterebbe noi Italia di essere capofila in quella rivoluzione green di cui parlava l'onorevole Trano. Sappiamo che oggi c'è un divieto assoluto dell'utilizzo di plastica, quindi il nemico storico della canapa ha perso la sua battaglia, perché come sapete all'epoca fu impedita la coltivazione della canapa proprio per dare spazio al nylon. Oggi abbiamo un ritorno al futuro, perché la canapa ha vinto la sua battaglia, il nylon è stato, la plastica è stata considerata oramai fuori legge, mentre la canapa viene rivalutata di mese in mese. Quindi di conseguenza questo è il tema che affronteremo con le varie associazioni. Io vorrei lanciare anche questo spunto, e cioè nel momento in cui parliamo di canapa, quindi di un prodotto privo di canapa industriale, un prodotto privo di efficacia drogante, dobbiamo considerare questo, che l'Italia ogni anno perde quote di coltivazione di tabacco o di altre colture che portavano il prodotto da fumo, con tutte le conseguenze che sappiamo sul nostro sistema economico, fiscale e finanziario. Se solo la canapa riuscisse ad occupare, e con una normazione corretta, il 20% di questo settore che è in diminuzione, non avremmo da un lato le conseguenze sanitarie che purtroppo tutti noi conosciamo, e dall'altro riusciremmo ad avere un gettito fiscale di circa 10 miliardi di euro. In un momento in cui l'Italia è costretta a rincorrere i vari recovery fund, è costretta a rincorrere e a dividersi su MES sì e MES no, noi abbiamo un settore che chiede di essere normato e che non vedrebbe una imposta di consumo pari al 10% come una nuova tassa, bensì la vedrebbe come un contributo che dà in un momento di difficoltà, quale può essere quello che a causa della pandemia sta incontrando il nostro paese. Fatta questa premessa, io vorrei però farvi avere un contatto forte con una realtà che già ha investito nel nostro paese, e sicuramente il dottor Pietro Paolo Crocetta ci potrà parlare dei risultati che stanno conseguendo nel loro impianto di prima trasformazione che hanno realizzato a Cerignola. Grazie. Grazie della parola, grazie dell'invito, grazie a tutti di averci invitato a un po' illustrare la nostra esperienza. Una esperienza che parte ormai circa 10 anni fa, per puro caso, perché stavamo cercando un prodotto che potesse darci la possibilità di finanziare dei progetti energetici, e capitò in una ricerca col CREA la possibilità di utilizzare la canapa, che all'inizio non collegavo esattamente alla cannabis, perché era una pianta che
di fatto ha tutta una serie di peculiarità che non andavo a verificare, solo quella per la quale è diventata famosa, quindi quella di essere una pianta che in certi casi può essere psicotropa, e quindi iniziamo a lavorare in questo settore. Da questo che poteva essere il modo più stupido forse di utilizzare questo tipo di prodotto, quindi come biomassa, iniziamo a verificare che c'era un mondo dietro da scoprire. E quindi sia con gli investimenti che abbiamo fatto per la ricerca con il CREA, sia poi conseguentemente con tutta un'altra serie di enti di ricerca, abbiamo iniziato a lavorare a 360 gradi su questa pianta. Piano piano sono cresciuti, prima avevamo una coltivazione molto frazionata nel giro di un po' in tutta Italia, poi abbiamo individuato un'azienda con la quale abbiamo chiuso un accordo importante per lo sviluppo di questo discorso a livello industriale, e quindi siamo partiti qualche anno fa, parliamo del 2018, con questa avventura nella provincia di Foggia, una provincia che ha anche delle complessità dal punto di vista proprio di legalità. Abbiamo iniziato questo progetto con una cooperativa di giovani, la quale il presidente Liolo Conte, questa cooperativa Palma d'Oro, e abbiamo iniziato a valutare la possibilità di andare a fare questo impianto di prima lavorazione, che ci poteva dare la possibilità di andare a verificare effettivamente se questo business fosse un business sostenibile. Nel frattempo, anni prima, quindi parliamo ormai di 6 o 7 anni fa, con l'architetto Pedone, la Pedone Working, avevamo già fatto un progetto di collaborazione per 36 appartamenti, case di luce, che hanno avuto più di 10 premi a livello internazionale per la sostenibilità e per le caratteristiche tecniche del fabbricato, e quindi quest'anno è partito quest'altro progetto, l'anno scorso è partito quest'altro progetto che si chiama Case nel Verde. C'è stata una grande evoluzione anche nei materiali, perché nella prima costruzione venivano creati dei materiali in cantiere, quindi diciamo le due componenti che davano la possibilità di fare le tamponature, che è il canapulo, la parte legnosa e la calce, venivano combinate in cantiere. Noi questa l'esperienza è stata un'esperienza importante, perché ci ha dato la possibilità di capire che funzionava, e nello stesso tempo, per riuscire a penetrare in maniera seria il mercato, avremmo dovuto fare un prodotto semplice. Prodotto semplice che cosa significava? Iniziare ad andare a lavorare in questo. La Pedone Working ha fatto un lavoro enorme, straordinario, quello di andare a creare dei prodotti premiscelati, che già sono presenti sul mercato. Se andiamo a vedere qualsiasi tipo di costruzione, ci sono silos esterni da intonaco che, combinati con l'acqua, riescono a fare dei materiali di costruzione. Noi volevamo riuscire a realizzare questo, e devo dire che Pedone, con il suo impegno e le sue prove, è riuscito a creare questi prodotti semplici da utilizzare, e che sono stati riconosciuti anche dal punto di vista di risparmio energetico, quindi inseriti come prodotti riconosciuti per tutti i decreti che sono stati fatti per il risparmio energetico. Quindi è partito un mercato. Qui nasceva l'esigenza di avere un impianto che potesse fare un materiale, perché ad oggi il materiale che arriva in Italia, parliamo di canapulo, arriva tutto dalla Francia, quindi consorzio Le Mans dal nord a sud, e poi dalla Romania o Bulgaria. Questo con dei costi importanti, perché il trasporto che bisogna sostenere, i costi di trasporto sono pari al costo del materiale. Quindi parliamo di un'assurdità. Noi che già collaboravamo abbiamo verificato che adesso c'erano le condizioni anche economiche per far girare un business plan, perché c'era effettivamente un mercato dove andare a collocare una parte di quello che tiravamo fuori, e quindi siamo partiti con questo investimento affidandoci a una società toscana che è andata a recuperare un impianto, recuperando tutta una serie di macchine anche usate,
presenti nel mercato europeo e quindi da impianti dismessi, per riuscire a creare una linea che potesse essere performante. Sicuramente c'è ancora molto lavoro da fare, ma siamo riusciti ad avere almeno il risultato che riusciamo a collocare tutte le paglie che vengono prodotte nei nostri agricoltori. Parliamo che tra Puglia e altre regioni come l'Umbria, che ci segue in questo progetto, e il Piemonte, ma parliamo comunque sia di circa 600 ettari coltivati. Il nostro fabbisogno per andare a sopperire la domanda che c'è di Canapulo oggi di un solo player, parliamo di una coltivazione di almeno 1000 ettari, che chiaramente non dobbiamo incorrere nello stesso errore, che è quello quindi di andare a frazionare troppo le coltivazioni in diverse parti d'Italia per poi essere lavorato in un impianto che ha una distanza tale che ci fa cadere nello stesso errore di acquistare il prodotto in Francia. Quindi io ritengo che questo business bisognerà svilupparlo un po' nelle varie zone d'Italia per dare la possibilità poi a aziende che andranno a fare questo tipo di prodotto di fare una filiera corta. Ecco, noi alla presenza del sottosegretario di Stato nel mese di novembre abbiamo inaugurato questo impianto e questo, tutto questo circuito virtuoso che abbiamo creato l'abbiamo chiamato la filiera a 360 gradi. Perché? Perché abbiamo unito tutta una serie di aziende che hanno dato il loro apporto per la collocazione anche dei prodotti. Quindi parliamo di pedone working per il Canapulo, di un'azienda che fa prodotti food, che è Ares, di un'azienda molisana che fa prodotti di altissimo livello, e poi penso che sia l'unica azienda italiana che fa prodotti food che è in whitelist FDA. Quindi è un'azienda che ha dato la sua impronta anche nel mercato americano. Poi Pedone Working, Tecnocanapa che ci ha aiutato con le macchine, e X-Pharma. X-Pharma, azienda svizzera, che ci ha seguito negli ultimi anni per creare un sistema blockchain, perché noi dovevamo riuscire a dare un senso forte anche alla tracciabilità del prodotto. Quindi questa filiera corta, una filiera che effettivamente fosse concentrata in una zona ben stabilita, che potesse dare la possibilità sia aziende esistenti che aziende nuove che vogliono sviluppare nell'indotto di andare a crescere in questo settore. Quello che viene fuori da questo lavoro, che prima era sperimentale, adesso è un lavoro vero, è che la filiera è sostenibile. Quindi se andiamo a pensare a tutta un'altra serie di business che ci sono stati in passato, quali quello del fotovoltaico. Il fotovoltaico è stato un business che ha avuto una nascita, una crescita e una morte in un certo senso, perché un business che è fondato su un aiuto di Stato è un business che sicuramente avrà un inizio e una fine. In questo business c'è sostenibilità, il business si sostiene da solo, quindi chiaramente per farlo evolvere, per farlo crescere, e questo è il senso anche di questo tavolo di filiera, abbiamo bisogno dello Stato vicino, che ci dà la possibilità anche di fare un po' meno sacrifici e di velocizzare un percorso, perché questo percorso per noi è stato lento. Perché? Perché dovendo far solo fede alle proprie possibilità finanziarie, è stato un percorso lungo dove noi abbiamo sempre rifinanziato questi passaggi e questi percorsi per crescere, e quindi chiaramente se andiamo a vedere il business come si è sviluppato in altri paesi, dove anche se non c'è stata la presenza dello Stato, ma c'è stata la presenza della borsa o di altri organi finanziari che hanno dato possibilità di sviluppare questo, avremmo velocizzato molto e saremmo riusciti a tornare ai vecchi albori. Perché? E cosa succede oggi? Io penso che due sono i paesi più avanzati al mondo nel cannabis e nella canapa industriale: è l'Italia e l'Israele. L'Israele perché ha il primato con Meshulam, che riuscì a scoprire questi recettori, quelli del sistema endocannabinoide, quindi si sono trovati in una posizione di vantaggio
perché le loro risorse, e Israele è un paese che vive sull'innovazione, perché il 36% del PIL dello Stato di Israele è innovazione. E il sapere è qualcosa che nessuno ti potrà mai rubare, è un qualcosa che se devi scappare e se un esule puoi portare in tasca. Ecco, questo in Italia noi abbiamo una voglia simile, perché la volontà del popolo italiano, dell'imprenditore italiano, e anche in queste condizioni che possono essere condizioni ambientali, politiche, non è riuscito mai nel vero senso della parola a sviluppare, quindi è dovuto scappare in altri paesi per riuscire a sviluppare le proprie idee. Ecco, in questo caso noi chiediamo l'aiuto da parte del governo dello Stato nel darci la possibilità di andare a rappresentare e far crescere un business 100% legale, un business che già il Movimento 5 Stelle ci ha dato una grande mano con la 242 nell'armonizzare, perché questa, tutti pensano che sia una legge nuova, questa è una legge che ha armonizzato tutta una serie di regolamenti che c'erano europei, che non davano la possibilità nemmeno alle forze dell'ordine di avere questo filo conduttore nel riuscire a capire se qualcosa fosse lecito o illecito. Noi chiediamo di normare ancora meglio, questa è stata una partenza importante. Sicuramente dobbiamo continuare a crescere per riuscire a dare a Cesare quel che ci dice Cesare. L'Italia è uno dei paesi più avanzati nel mondo anche nella ricerca, ok? Nessuno lo sa, perché non riusciamo con l'aiuto delle istituzioni a dare il nostro peso a livello internazionale su un qualcosa che oggettivamente noi siamo un passo avanti agli altri. Grazie. Grazie al dottor Crocetta, e passiamo la parola in collegamento esterno al dottor Cacciaglia Matteo, in rappresentanza della Federazione Italiana Piante Officinali, FIPPO. Eccomi, mi sentite bene? Buonasera a tutti, mi presento brevemente, sono Matteo Cacciaglia, agronomo, sono segretario della Federazione Italiana Produttori Piante Officinali. Innanzitutto volevo ringraziare tutti gli organizzatori di questo evento, volevo ringraziare l'onorevole Trano, l'onorevole Sodano e tutti i loro illustrissimi colleghi che hanno fatto tanto, che stanno facendo tuttora tanto e che spero che faranno molto per la filiera della canapa industriale in futuro. La FIPPO da più di 25 anni si occupa del settore delle piante officinali. Contiamo più di 150 soci distribuiti in tutto il territorio nazionale, da sud a nord, con una coltivazione intensiva di piante officinali intorno ai 2200 ettari, una produzione stimata sulle 2300 tonnellate tra prodotto secco e olio essenziale. La FIPPO guarda con molta attenzione ovviamente lo sviluppo del proprio settore, del settore delle piante officinali, sviluppo che avrebbe sicuramente una notevole spinta grazie alla crescita della filiera della canapa industriale senza effetto drogante. Nel 2018 la FIPPO ha partecipato all'elaborazione della legge del testo unico delle piante officinali numero 75, è legge che è andata a normare un settore che era normato da leggi vecchie di 80 anni. In questa nuova legge si dà una definizione di pianta officinale e si dice che le piante officinali sono delle specie vegetali accomunate da caratteristiche e da proprietà utili all'uomo e da esso utilizzate. Quindi la canapa industriale, la cannabis sativa Linnaeus, di fatto è per definizione una pianta officinale, una bellissima pianta officinale che contiene e produce, è una fabbrica di sostanze attive utili all'uomo. In questa legge 75 si parla anche di un elenco di piante officinali che purtroppo a distanza di 2 anni ancora non vediamo e non è uscito, è al vaglio dei vari ministeri. Speriamo innanzitutto ovviamente che la cannabis sativa Linnaeus sia all'interno di questa lista e siamo curiosi di sapere se sarà di fatto soggetta alla legge 309 o, come speriamo che sia, sarà soggetta alla legge 242.
La FIPPO si occupa di agricoltura altamente specializzata e specialistica, quella delle piante officinali, che è un'agricoltura dedita alla qualità, al controllo qualità a 360 gradi. Tutta l'agricoltura, tutti gli agricoltori, le cooperative o l'agricoltura che quest'oggi vediamo che ha investito nel settore della canapa industriale è un'agricoltura perfettamente affine a quella officinale. Professionalmente e personalmente ho seguito tante aziende che hanno investito in questo settore e che sono che hanno dedicato la propria attenzione al controllo qualità e che sono soggette attualmente ha dei protocolli di buone pratiche agricole abbastanza rigidi che permettono quindi una trasparenza sempre a 360 gradi di tutta la filiera, dalla scelta delle sementi alla trasformazione e infine alla produzione del prodotto finito pronto alla vendita, ovviamente con particolare appunto attenzione alla qualità. Chiudo dicendo due concetti. Il primo quindi che quando parliamo di agricoltura di canapa industriale dobbiamo pensare a un'agricoltura controllata e trasparente, non arrangiata. Secondo poi dico che sul nostro territorio nazionale coltiviamo più di 160 specie di piante officinali. Questo grazie a una grandissima variabilità sia di clima che di territorio e questo è grazie alla nostra bellissima Italia e alla sua forma peninsulare. Andiamo dai climi nordici continentali alpini del nord Italia ai climi caldi mediterranei insulari Sardegna e della bellissima Sicilia. Quindi questo chiaramente si rispecchia anche nella produzione di canapa industriale. Noi riusciamo con ottimi risultati sia qualitativi che quantitativi a coltivare tutte le varietà ammesse di canapa industriale e questa nostra capacità è vista, se vogliamo, con invidia da tutti i paesi europei ed extraeuropei interessati in questa filiera. Quindi con questo chiudo con un appello, chiedo di non lasciarci sfuggire questa grande opportunità che abbiamo sul nostro bellissimo territorio. Con questo ho finito, vi ringrazio per l'attenzione e buon proseguimento. Volevo ringraziare per la sua partecipazione il dottor Cacciaglia e passare la parola a Sativa Molise e quindi a Rosario Scotto, che negli anni si sono sempre occupati di nutraceutica ad altissimi livelli e che chiaramente oggi ci rappresenteranno qual è questo mondo e come dovrebbe essere in qualche modo normato in modo tale da sprigionare tutte quelle forze, quelle energie, quella possibilità di occupazione che chiaramente sono attinenti a questo settore. La parola a Rosario Scotto, grazie. Deve accendere il microfono. Sì, grazie, buon pomeriggio a tutti, grazie per l'invito. Sono Rosario Scotto, presidente di Sativa Molise. Questo mio intervento lo condividerò col mio vicepresidente Ivan Salmeri e vorrei riportare soltanto un po' la nostra piccola esperienza nel corso degli anni. Noi ci siamo cominciati a muovere nel mondo della canapa nel lontano 2013 con tante difficoltà perché mancava anche la legge che in qualche maniera ci tutelava di più e abbiamo iniziato provando fin da subito l'alimentare, incuriositi dalle grandi proprietà nutraceutiche che ha. Nel 2016 siamo arrivati ad acquisire un impianto di spremitura nostro in collaborazione con dei nostri associati e abbiamo chiuso una piccola filiera anche noi in Molise dove siamo riusciti a creare all'incirca una trentina di posti di lavoro fissi tra i produttori che coltivano e i vari trasformatori che ci producono i biscotti, ci producono la pasta, ci producono altri prodotti che immettiamo sul mercato. Una cosa che noi abbiamo rilevato nel corso degli anni, perché siamo arrivati anche a seguire all'incirca un migliaio di ettari nel 2018 da nord a sud, ma prevalentemente centro-sud Italia, è l'esigenza di avere un seme autoctono
possibilmente per dare maggiore produzione in campo, perché se noi consideriamo che in Europa si coltivano all'incirca 25.000 ettari e si producono 12.000 tonnellate circa di seme e 10.000 si importano, noi in Italia al momento siamo intorno a poche migliaia di tonnellate di seme, perché non avendo un seme autoctono riusciamo ad avere un 60% della sua produzione. Dopodiché, detto questo, diciamo che avremmo bisogno anche di un protocollo nazionale di controllo, no? Che da nord a sud tutte le autorità possano seguire quando vengono a verificare il campo, perché anche nel corso degli anni spesso è successo che abbiamo avuto sequestri preventivi che poi, come al solito, si sono risolti col dissequestro, perché siamo canapari industriali, perciò perfettamente a norma di legge, e questo sarebbe una nostra priorità, credo, anche tra l'altro. Chiederei anche, no, proprio da produttore alimentare, al Ministero della Salute possibilmente di rivedere, no, la tabella di contaminazione, che è veramente molto bassa, e questo ha comportato la chiusura di qualche impianto in Italia che non riesce a eliminare, diciamo, quella piccola percentuale di residuo di THC che contamina il seme e gli rende impossibile mettere sul mercato i loro prodotti. Ecco questo. Adesso l'altro pezzetto di intervento lo faccio fare al mio collega. Vi ringrazio e passo la parola. Grazie ancora. Buonasera a tutti e grazie per la parola. Sono il dottor Ivan Salmeri, vicepresidente di Servizio Molise. Innanzitutto vorrei dire, riguardo ai dubbi circa la normativa applicabile alla canapa industriale, che secondo una lettura corretta del testo unico sulle sostanze stupefacenti e della convenzione unica sulle sostanze stupefacenti del 1961, la canapa industriale risulta palesemente esclusa dall'ambito di applicazione sia del primo che dell'altro, rispettivamente all'articolo 26 del testo unico sulle sostanze stupefacenti e all'articolo 28, comma secondo, della convenzione unica sulle sostanze stupefacenti del 1961. Questa lettura viene effettuata correttamente dai giudicanti, e ciò però comporta, vista la legittimità dei prodotti e l'assenza di efficacia drogante dei prodotti della filiera della cannabis sativa, un dispendio di energie che potrebbero essere sicuramente meglio concentrate per questioni di effettiva rilevanza penale. Per quanto riguarda quelle che sono le prospettive di Sativa Molise, Sativa Molise ha avviato, in collaborazione con il professor Giacomo Dugo, responsabile dello spin-off Science for Life presso l'Università degli Studi di Messina, consulente tossicologo di varie procure della Repubblica dall'anno 1982, in particolare della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Messina, un progetto relativo alla ricerca e sviluppo di varietà di canapa per il Sud Italia, che prevede un trial che ha come obiettivo la valutazione delle caratteristiche qualitative e quantitative dei chemiotipi a basso THC e privi di efficacia drogante che possono trovare nell'Italia meridionale insulare, in particolare tra il Molise e la Sicilia, condizioni di crescita vantaggiose rispetto ad altre areali, in modo da contribuire alla ricerca di varietà di cannabis sativa Linneus prive di efficacia drogante, e che ha come scopo della prova agronomica quello di valutare per ciascuna delle varietà e in confronto con le altre caratteristiche agronomiche e tecnologiche l'eventuale adattabilità ai diversi areali di coltivazione. Le varietà avranno in comune, come già detto, la caratteristica di essere prive di efficacia drogante secondo l'insegnamento delle sezioni unite e dunque di non essere sottoposte, come anticipato, alla disciplina del testo unico sulle sostanze stupefacenti e psicotrope.
Per quanto riguarda il risvolto occupazionale di questo progetto, questo progetto sarà in grado di generare 50 posti di lavoro. Vi ringrazio per la parola e vi auguro una buona giornata. Salve. Grazie, dottor Salmeri. Salutiamo il nostro amico Rosario Scotto e passiamo la parola a Francesco Vitabile, presidente dell'Associazione Residenza Italia Onlus. Grazie Willy, grazie onorevole Trano, grazie onorevole Sodano, grazie anche a Meritocrazia Italia che diciamo si è impegnata per questo evento, come si sono impegnati i due onorevoli qui presenti. Allora, io sono il presidente di Resilienza Italia Onlus. Da sempre ci occupiamo di sostenibilità ambiente, di green economy e di economia circolare e che soprattutto tutto questo diventi un'economia virtuosa. Sviluppiamo e creiamo dei progetti sotto questo punto di vista, dei progetti innovativi con delle caratteristiche elencate in precedenza. E non si può parlare di tutto ciò se non si parla fondamentalmente di canapa. Sull'argomento canapa portiamo avanti anche dei progetti. Questo progetto è il progetto si chiama Il Borgo della Canapa. Praticamente trattasi di un centro polifunzionale di ricerca, raccolta, trasformazione e formazione per la canapa a 360 gradi, che era un po' quello che diceva prima il dottor Crocetta. Lo stiamo creando in Toscana, precisamente in Maremma e dalle parti di Ribolla. Questo progetto tratta i settori tessili, alimentari, cartario, cosmetico, biocarburanti e di depurazione e bonifica dei terreni. Abbiamo sviluppato un progetto in collaborazione con i nostri architetti, che sono l'architetto Meneghini, con i nostri agronomi, che sono Pisanti e la Buffoni, e dei poli universitari e col CNR, coinvolgendo anche imprenditori e agricoltori sotto questo punto di vista qui. Abbiamo anche creato una filiera. Questa filiera tratta tutti questi argomenti e porta proprio a introdurre questa canapa che non ha effetto drogante. Noi si parla essenzialmente proprio di diciamo della pianta in sé per sé e di tutto quello che può fare questa pianta, perché se oggi si deve parlare e si può parlare di economia circolare piuttosto che di ambiente, di sostenibilità, non si può non tener conto della canapa sotto tutti gli aspetti che dicevamo prima per quanto riguarda la biedelizia, tutto quello che può fare il biomattone fatto in canapa piuttosto che la fitodepurazione. Per quanto riguarda la fitodepurazione, questa pianta è particolarmente indicata per i terreni in cui sono presenti idrocarburi, metalli pesanti e particolar modo anche cromo e nickel. Ma la cosa essenziale di questa pianta qua, al contrario di delle altre piante, è che può essere riutilizzata per creare diciamo fibra canapolo e anche olio. Noi abbiamo in questi periodi coinvolto anche degli imprenditori delle parti di Santa Croce sull'Arno, che sono dell'industria dell'alta moda, della moda, del tessile e del pellame. Loro è 2 anni che fanno delle ricerche per quanto riguarda la fibra, sia corta che lunga, ma anche l'utilizzo dell'olio di canapa, dell'olio di semi di canapa, proprio per l'industria del pellame. Hanno visto che queste ricerche hanno portato ad ottimi risultati, ad avere quindi un prodotto di ottima scelta. E ci hanno fatto delle richieste, e queste richieste non sono, diciamo, minime. Si parla di circa 100 tonnellate l'anno di olio di semi, si parla circa di 500.000 metri di fibra lunga, si parla circa di 200.000 metri di fibra corta per il comparto tessile e per il comparto del pellame. Se noi facciamo 2 conti così e diciamo in breve e capiamo, secondo anche tutto quello che hanno detto prima gli altri colleghi, si parlerebbe di
una coltivazione di circa 2.000-2.500 ettari di terreno a rotazione l'anno. Si parlerebbe circa di migliaia di posti di lavoro fra diretti ed indotto. Si tratterebbe di avere fondamentalmente un impatto sociale enorme, avere un impatto ambientale enorme. Capendo anche che un ettaro di canapa produce 250 volte più ossigeno rispetto a un ettaro di foresta e sequestra il 15% in più di CO2 rispetto a un ettaro di foresta, capendo anche che si può ottenere della carta, si può ottenere la bioplastica, si può ottenere tutto quello che oggi è fatto a livello chimico, si può ottenere dalla canapa. Attenzione, non stiamo scoprendo nulla di nuovo. Stiamo un attimino tornando al passato per cercare di fare un salto verso il futuro. Perché non è che la canapa sta sostituendo oggi tutto quello che è plastica o tutto quello che è, diciamo, ci ha distrutto il pianeta. È la plastica che negli anni ha sostituito la canapa e che oggi verrà sperando essere sostituita a sua volta. Noi siamo partiti da zero qualche anno fa. Ci siamo messi, diciamo, come prospettiva e come aspettative. Il nostro fine, il nostro scopo è quello di avere, diciamo, un'Italia verde sotto questo punto di vista, di avere gli ecovillaggi, di avere i borghi della canapa fatti in biomattone. Pensate a un asilo fatto in mattoni di canapa, calce canapa, essendo ignifugo, essendo antisismico, essendo comunque continuando a produrre ossigeno e sottraendo il CO2 dell'aria, che beneficio potrebbero avere i nostri figli e i nostri nipoti. Oggi siamo nella filiera del Borgo della Canapa e quindi di Resilienza Italia circa 72 imprese agricole, 86 aziende aderenti e circa 112 ettari coltivati e 800 ettari pronti ad essere coltivati nella prossima campagna di coltivazione che avverrà il prossimo anno. Questo solo in una piccola zona della Toscana. Diamo lavoro e potremmo dare ancora più lavoro a centinaia di persone, a centinaia di famiglie, e soprattutto facciamo stare bene il nostro ambiente e il nostro territorio. Il nostro obiettivo, abbiamo creato anche un'azienda agricola, un SRL che è anche benefit, perché all'interno dello statuto si dà un, diciamo, un peso a quello che è l'ambiente. E quindi parte del ricavato verrà utilizzato per creare, diciamo, parte del ricavato dell'azienda viene e verrà utilizzato per creare dei progetti per la comunità, e questi progetti saranno creati totalmente in canapa. E questo è tutto, questo è quello che facciamo noi e portiamo avanti insieme a tutti i colleghi questo, diciamo, insieme a tutti voi, grazie mille, questo progetto. Grazie mille. Allora ringraziamo Francesco Vitabile e passiamo la parola al dottor Piero Manzanares, che rappresenta l'associazione Sardinia Cannabis, che, come vi dicevo, è una delle associazioni più importanti che raccoglie i coltivatori e le aziende di trasformazione della canapa nell'isola della Sardegna. Prego, dottore. Grazie Willy, buon pomeriggio a tutti quanti. Sono Piero Manzanares, sono il presidente appunto di Sardinia Cannabis. Prima di tutto un doveroso ringraziamento all'onorevole Raffaele Trano, che ho visto che da mesi dimostra un particolare interesse alla canapa industriale. Un altro ringraziamento proprio a Meritocrazia Italia per l'invito a partecipare a questo evento. Parliamo della nostra associazione, quindi Sardinia Cannabis è un'associazione nata appunto dalla determinazione di un gruppo di imprenditori sardi accomunati dal desiderio di risolvere anche attraverso appunto la canapa delle problematiche comuni del territorio, quindi puntando alla creazione di filiere locali sostenibili sia dal punto di vista economico ma anche ambientale.
Cosa abbiamo fatto? Ci candidiamo ad essere un hub nella nostra isola per la ricerca, per l'innovazione e la multifunzionalità in agricoltura, operando tra le diverse opportunità offerte appunto dalla coltivazione della canapa industriale. Se parliamo di numeri, in poco meno di 6 anni il settore della canapa in Sardegna è cresciuto più del 300%. Siamo passati da poco più di 20 ettari coltivati nel 2014, quest'anno abbiamo oltrepassato i 600 ettari. Se penso a un numero economico e soldi, si può dire che abbiamo stimato un introito intorno ai 10 milioni di euro. A tutto questo poi va aggiunto tutto l'indotto che opera dietro il settore, quindi la logistica, i trasporti, il commercio, i vari negozi, i liberi professionisti, gli agronomi, quindi tutto questo mondo che sfrutta e sta cercando di sfruttare appunto il comparto della canapa. Da parte nostra cosa chiediamo? Noi chiediamo delle norme certe e chiare, di modo che l'agricoltore appunto che decida di coltivare la canapa possa utilizzare qualsiasi parte di essa, quindi dal fusto al fiore alle foglie, compresa tutta la parte, per tutti i suoi fini, quindi, e non debba mai essere additato come un coltivatore di sostanze stupefacenti. Anche le modalità di controllo, a nostro parere, dovrebbero essere quelle che fanno le forze dell'ordine, dovrebbero essere riviste. Nonostante ciò, in Sardegna abbiamo cercato una collaborazione attiva appunto con il NIPAF, che è il nucleo forestale dei carabinieri, e in alcune zone dell'isola purtroppo alcuni coltivatori, seppur seguendo le prassi consolidate, sono state sequestrate sia azienda che prodotto e sono tuttora in attesa di giudizio. Vogliamo semplicemente evitare che ogni anno numerosi operatori appunto del settore debbano avere l'azienda bloccata o la merce, i magazzini sotto sequestro, che molto probabilmente successivamente verranno assolti in quanto trattasi di canapa industriale. Cosa abbiamo fatto? Un'altra cosa, abbiamo cercato di coinvolgere la politica regionale, la nostra politica della Sardegna appunto, in maniera trasversale, vedendo un interesse da entrambi le parti nella creazione appunto di leggi regionali che possano avvantaggiare il settore e portarlo ad essere anche concorrenziale a livello europeo. Noi ci impegniamo come associazione alla sensibilizzazione e informazione al grande pubblico sulle benefiche ricadute possibili che piantando canapa si possono avere sia nella creazione di posti di lavoro ma anche in altri settori. La canapa infatti ha dimostrato molteplici utilizzi e vantaggi in diversi settori. Per questo motivo siamo pronti a nuove iniziative come questa, qui siamo contenti di essere partecipi, o collaborazioni, tutto questo sempre per creare insieme un settore migliore in cui sia le aziende che gli stessi agricoltori possano guadagnarsi da vivere in maniera sicura e in maniera onesta. Io ho finito e vi ringrazio per l'attenzione. Grazie a te Piero. Io volevo cogliere l'occasione degli spunti che finora ci sono stati dati da tutte le associazioni che fanno parte del tavolo per invitare anche più scettici a pensare la canapa senza efficacia drogante intanto come una pianta che affonda le sue radici nella storia e nella tradizione italiana. I nostri nonni, i nostri genitori ben conoscevano questo prodotto perché all'epoca, negli anni 50-60, era pieno di aziende che trattavano, lavoravano questo tipo di prodotto a livello industriale. E poi non dimentichiamo una cosa su cui vorrei porre l'attenzione. La nostra associazione Meritocrazia Italia ha compiuto degli studi per cercare di capire dove doveva essere posizionata la filiera della canapa. In che senso? Cioè riuscire a tutelarla, oltretutto da mire espansionistiche evidenti da estere, che vedono molti paesi in cui la legislazione è andata avanti, che potrebbero tranquillamente prendere la parte più importante di questo settore. Ora il tema è questo, l'Italia si è sempre distinta per la qualità delle proprie colture, a livello agricolo abbiamo e delle proprie manifatture, a livello agricolo e di manifattura abbiamo sempre dettato la moda nel mondo, la qualità nel mondo, ed è sinonimo di qualità. Bene, la canapa ritengo che dovrebbe
ricoprire proprio questo ruolo, nel senso che pensare a una filiera della canapa dovrebbe essere come pensare a una filiera del vino, quindi cercare di introdurre per ogni area geografica, vista la microdiversità di cui è peculiare il nostro paese, cercare di introdurre delle origini controllate, delle origini protette, in modo tale che ogni regione, ogni territorio possa conservare la propria specificità. Questo è chiaro che sarebbe un discorso culturale molto importante, ma non certamente un discorso innovativo. Perché? Perché il settore della canapa è un settore italiano. L'Italia negli anni ha fatto la storia in questo settore ed è evidente che non abbiamo bisogno di multinazionali che ci insegnino o vengono a dirci come realizzare infrastrutture e come utilizzare e sviluppare questo settore. Tenete conto che nelle filiere gestite da paesi esteri, la parte che è rimasta in Italia, cioè quella agricola, ha sempre avuto degli enormi problemi. I nostri agricoltori negli anni sono stati sfruttati a vantaggio di interessi esteri. La canapa ci può ridare la possibilità di riportare, di mantenere in Italia queste enormi energie economiche, fiscali, di occupazione, ridando dignità a quello che sappiamo fare meglio, o tra le cose che sappiamo fare meglio, la manifattura e l'agricoltura. E ritengo che questo sia un governo che ci può aiutare, perché ha la sensibilità nei confronti di queste tematiche. Pensate solo una cosa, diceva il mio collega poc'anzi, la canapa è in grado di restituire ossigeno e consumare CO2. Tenete conto di questo, che si è parlato degli incentivi che sono stati dati al settore energetico. Bene, la canapa non ha bisogno di incentivi, perché abbiamo visto che i progetti sono autosostenibili. Però immaginate, nei confronti esteri, se noi riuscissimo a calcolare e a corrispondere, così come avviene per le energie rinnovabili, certificati bianchi, ad ogni coltivatore potessimo riconoscere che in pianta canapa dei certificati green, calcolando la CO2 che elimina e quindi l'ossigeno che restituisce. Questo è un settore che deve ritornare italiano, perché è stato italiano, e quindi di conseguenza ci affidiamo all'attenzione, alla sensibilità di tutti coloro che in questi giorni si troveranno a votare, ad esaminare provvedimenti sulla pianta sacra, perché potrebbe essere un buon Natale per tutti e ce lo auguriamo. E intanto ringrazio tutti per averci seguito e passo la parola per i saluti ai padroni di casa, l'onorevole Sodano e l'onorevole Trano. Grazie. Ok, terminiamo così questa conferenza utile, fruttuosa. Grazie per averci raccontato le vostre esperienze e soprattutto per aver messo a nudo quelli che sono i numeri della canapa. Un'industria che, come abbiamo detto, può garantire un gettito fiscale spaventoso al nostro paese in questo periodo in cui in tutti i modi cerchiamo fondi per finanziare anche le ripercussioni economiche del coronavirus e le nuove prospettive di sviluppo e investimenti. Detto ciò, il nostro impegno, come ho detto prima, è forte. Noi in legge di bilancio abbiamo già portato degli emendamenti che servono a normare questo settore al 100%, così come dovrebbe essere. Naturalmente chiediamo anche noi tutto l'impegno possibile del governo, dei ministri, dei sottosegretari che devono agevolare questo percorso, essere anche loro protagonisti di questa rivoluzione economica e green nel nostro paese. Passo la parola a un collega, onorevole Trano, che ha avuto una capacità di organizzare questa importante conferenza stampa che speriamo sia l'ultima nella fase pre-normativa canapa industriale, e poi se ne dovrà fare sicuramente un'altra per snocciolare i dati anche in virtù alle modifiche che noi auspichiamo di fare. Grazie. Grazie a te Michele. Siamo alla conclusione di questa conferenza stampa interessantissima. Io ho sentito tutti i vostri interventi, ho preso anche nota, perché sinceramente ci sono dei fatti che mi hanno lasciato perplesso, come ad esempio l'opportunità che altri paesi esteri vendano le materie prime del settore e non le produciamo noi di prima, insomma non siamo noi i primi produttori. Questa cosa dispiace, perché sono tutte occasioni che noi perdiamo, sia in termini di
di produzione e di gettito. Io credo che la sintesi perfetta di questa conferenza stampa sia stato: torniamo al passato per fare un salto nel futuro, un po' anche quello che diceva l'onorevole Sudano. Sostanzialmente credo che sia questo il leitmotiv che dovrà ispirare anche le future generazioni, perché il comparto canapa produce un gettito fiscale verde e quindi potenzialmente le cifre sono molto interessanti, 10 miliardi di possibile gettito, con un'occupazione che minimo partiamo dai 120.000 occupati, e questi occupati noi sappiamo perfettamente che sono giovani, giovanissimi, donne, quindi andiamo a incidere anche profondamente in quello che è una delle piaghe sociali di questo paese, che è l'occupazione giovanile, che vede tantissimi nostri connazionali abbandonare questo paese. Pertanto si apre anche altre opportunità di diverso carattere. Noi vi possiamo dire che eravamo, siamo e saremo con voi sia per la normazione e sia per la promozione di questo settore, che deve essere assimilato, e soprattutto bisogna fare la corretta e giusta informazione, perché qui non parliamo di effetti droganti, ma parliamo di opportunità per tutti, a partire dal nostro paese, che ha bisogno disperato di fondi per la ripartenza, perché oggi siamo purtroppo in una forte depressione e recessione economica. Quindi io credo che, speriamo che in questa legge di bilancio gli emendamenti che sono stati depositati da alcuni membri della maggioranza possano trovare conferma all'interno del testo finale, perché così iniziamo a dare certezze. Qui si parlava di normazione, alcuni amici prima dicevano, affermavano di aver avuto grossi problemi. Pertanto voglio ringraziare Meritocrazia Italia, che c'è sempre in queste battaglie, Salvatore Rosario Scotto di Sativa Molise, Piero Manzanares di Sardegna Cannabis, Pietro Paolo Crocetta di Biohemp Trade, Francesco Vitabile di Resilienza Italia Ollus e Matteo Cacciaglia della Fippo. Grazie a tutti voi, e magari la prossima occasione siamo qui magari per festeggiare qualcosa che insomma ci aspettiamo tutti da tanto tempo. Grazie. Ad maior a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci, grazie. Grazie, arrivederci.